Salve a tutti ragazzi, qui siamo Alessandro Leonardo. e vi volevamo parlare del nuovo evento di Ninja Saga che è uscito, diciamo, 2 giorni fa. Allora, abbiamo già dato tutti uno sguardo a questo evento e io e Leonardo vi volevamo proporre le nostre idee. Tu, Leo, cosa ne pensi del nuovo evento? Secondo me è abbastanza interessante il nuovo sistema che hanno introdotto i devs, diciamo. Ovvero quello della percentuale, ovvero la collaborazione che tutti danno per raggiungere l'obiettivo, che sarebbe il pet, il nuovo animale e i 30 tokens. Sì, penso sia una cosa nuova, cioè non è mai Sì, successo niente del non l'hanno mai genere. fatto, farmi un cazzo. Appunto. Non so se è una cosa buona, perché non avendo loro mai fatto un evento interessante come questo, non so se possa essere definita una cosa buona. Forse Però stanno. secondo me hanno sbagliato nel fare alcune armi, come per esempio l'arma di livello 60, Sì. quella che dà 40% di 45% se non sbaglio di precisione. Sì, mini Yoake. Mentre noi che facciamo Clan War prendiamo delle merdacce di armi che non servono un cazzo. Sì, non so se hai visto l'arma della Season 24, Ultimate Blade Dawn. Gli hanno tolto la cura, sì. Esatto. Season 24. Ah sì? La spadina nera. Sì, perché hanno fatto la copia uguale tipo 2 mesi fa, quindi. Ah, sì. Ok, allora partirò mostrando l'inizio dell'evento. Io penso sia, come hai detto te, un evento molto, molto interessante. Ok, ti ho reclutato. Posso passare a fare a battere il primo boss. Un attimo. Cosa hai vinto te di interessante nella ruota? Nella ruota vediamo, ho vinto il back item. Come si chiama? Hanagara Dama, che fa schifo. E poi un vestito. Altro. Appunto. E poi un vestito molto gaio. E te cosa hai vinto? Tutto tranne, indovina cosa? La giuzzo, immagino. E vabbè. Arrivato un email. Dimmi che sono i premi, ti prego. I premi? Oh, si esprime. Sì, ma non arrivano a te i premi. Lo so. Sì, li abbiamo ricevuti oggi. Non so se li hai visti. Si fa un cagare. Appunto. A parte il back item che è interessante. Sì, vabbè. Tipo le carote. È uscito anche il nuovo sistema Clan War ormai da un mese e mezzo. Te, Ah, diciamo, sì. hai fatto il Final Day insieme a me. Cosa ne pensi di questo sistema? Secondo me è un buon, cioè, un buon sistema contro i clan doom che usano i trucchi come il clan panel per drenare troppo facilmente Elite e Angels. cavolate varie. Solo che è un po' più faticoso perché ti devi fare il culo ogni giorno, fare la reputazione, Eh tanto sì, ti beh, fa. se non altro la battaglia sarà molto più pulita rispetto a prima. Ok, ho battuto il primo boss dell'evento. Ci è voluto tanto? No, con te in squadra non c'è voluto niente. Ci mancherebbe altro. Ok, allora, i boss battibili sono diversi, li potete affrontare in uno contro uno. Oppure ne potete affrontare due, oppure potete affrontare Kojima, il boss, diciamo, che dà sempre una Lucky Coin. Le Lucky Coin servono per il Gashapon. Qui ci sono i vari premi, sì, la ruota. Ci sono i vari premi, c'è una jutsu. Te pensi sia buona questa jutsu? Boh, sinceramente no, sembra un cazzo. Per E collezione però ne alla ho fine perso sì. la speranza di trovarlo. Eh sì.
60% di possibilità di stannare 4 turni. Non è il massimo, ma è pur sempre una mossa carina. Senti, per i nuovi PvP che stanno arrivando, da adesso, se avremo più di 40 punti su un elemento, otterremo anche effetti negativi. Te come pensi modificherà il tuo personaggio? Saprei, sicuramente aumenterò la vita, diminuirò i punti sul vento, Sì. poi non saprò, non so, cioè, Sì, si vedrà. è ancora presto per dirlo. Di armi, quali armi avevi tu? Allora, per adesso la spada della 17ª stagione, Sì. poi sto aspettando quella della 35ª che farà cagare sicuramente. Ah. Della 36ª, che farà anche quella cagare. Al momento uso quella la Muto Katana Sì, è per ottima davvero. il danno che fa e per la precisione, diciamo. Sì, devo dire che ad avercela contro è abbastanza tosta come arma. Soprattutto perché il nemico, non sapendo cosa fare, continua ad attaccare di spada e ti crea davvero dei Esatto. problemi. E aumenta la vita. Sì. Di back item, quali stai usando? Non ho capito. Back item, quale stai usando? Al momento il tamburo, che è sicuramente quello più gettonato da tutti. Sì. Poi diciamo che vorrei provare una combo con la spada della 17ª stagione e il back item, quello che dà 2% e l'agilità in più. Ah, quello nuovo, sì. Sì. Diciamo che la spada, la stagione 17 è abbastanza tosta, sì. Poi se diminuiranno la Dodge Chance, sì, Sulla togliendo punti spada. a vento, sarà sicuramente un'arma davvero, davvero temibile. Poi se trovo uno con quella che rigenera il chakra, sono fottuto. Vabbè. Dovrei pregare per non trovarli, cioè preferisco trovare quelli che quelli con la Yoaki, sinceramente. Senti, Posso come... mandare una screen? Su Facebook, certo. Quanto è diventato frocio il mio personaggio. Ok, fammi controllare. Ti piaccio? Oh, come sei carino. Sciocchino. Oi, oi. Ok, ritorniamo alla normalità. Sì. Ora, come penso tu abbia già notato, i boss hanno tanta vita. Tu solitamente contro boss del genere, che tipi di jutsu equipaggi? Sicuramente quelle che elevano le percentuali vitali come Dark Mind Body Restriction, Sì. quella che era dell'evento di qualche anno fa, mi pare. Sì. Poi il Taijutsu, quello Advanced Phantom Impulse, quella dell'esame, Sì. Hellfire, quella di Phantom Kyunoki Seals, quella dell'evento scorso, mi pare, non Sì. ricordo. Contro questi tipi di boss non sono proprio necessari, ma Ah, grazie. sono pur sempre utili. Sto merda di boss. Sì, appunto. Poi c'è anche la... Qual è? La bellissima Taijutsu Ex Lover. Ah, sì, quella, Madonna santa. Tra dedico. Vediamo un po' che beccate ci sono, se ci sono, non mi ricordo. Ci sono solo quelli da donna che si trovano nel Gashapon. Era strano, hanno fatto la spada di livello 60 più forte dell'80. Per la cura, sì? Sì, No, vabbè. no, sì, quella lì. Dov'è? Quella Ah, beh, sì. dell'evento. Sì. Certo, il danno è 300, però 45% di accuracy è davvero fantastico. Che poi è uguale, non so se hai visto la mia foto, è uguale Sì, a alla quella. Rimaru.
Insomma, Stanno copiando tutto. sì, hai visto il vestito di questa stagione? Sì, l'hanno copiato anche quello. Da Kingdom Hearts, non so che roba era. Sì. Ah, aspetta. Passa la screen. Vai. Sì, l'avevo visto anch'io, però poi. Magari i fans non l'hanno visto. Ah, ecco. I fans. Perché ce ne saranno tanti. Ok, è arrivato. Ah, sì, è vero. È arrivata la screen che avevi visto anche te o sono io nudo in quella foto? No, 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 è arrivata, è arrivata. Ok. Sì, comunque, cioè, questo vestito sembra, insomma, dai gambali, cioè, dalla vita in giù, sembra abbastanza carino. Sì, se ci metti una mano sopra lo schermo dalla parte del busto si può Appunto. guardarlo. Cioè, l'hanno fatto come il vestito della stagione scorsa, ma almeno un contegno, cioè almeno gli addominali potevano metterceli. Tra poco si andrà in giro nudi. Sì, secondo me, più si abbassano le posizioni e più il vestito adesso sarà carico. Sì. Il contrario di prima. Cioè, immagino che Solito funziona al gheiate. contrario. Sì, immagino che gheiate si beccheranno quelli dei rank 4. Immagino il rank 3. Mamma mia. Poveri SNC. Te sei stato pure Shadow Ninja Clan, vero? Sì, nella 33. Con questo tuo account? Sì. Questo account ce l'ho da settembre circa. Ah, è vero, è vero. Non so cos'altro potrei. Di potremmo parlare. Il pet più utilizzato secondo te? Così i PvP che stanno per arrivare. Ah, nei PvP penso sempre Sheikah. Per ora mi sono sempre imbattuto in Sheikah. Yobi lo vedo più per le Clan War. Ti rigenera parecchie volte la vita. Ti protegge soprattutto. Tu che pet stai usando ultimamente? Allora, quando ero nei Last Ninjas, l'ultima stagione l'ho fatta con Yobi. Però credo che nella PvP userò come al solito Sheikah. Perché Sì. è il pet di onore, sinceramente. Concordo. Dall'ultimo evento quanti Sheikah ti sei preso? Quattro. Anch'io. Mi sono fatto la scorta, non si sa mai. Esercito di Sheikah. Sì. con il talent, come stai messo? Allora, dato che prima ho cambiato in 8 Sì, è Extremities, vero. adesso l'ho rimesso in Eye of Mirror. Adesso c'ho. Allora, aspetta che si apre. No. Allora, Grace al 10. Crescent, Eye of Mirror al 10 e Freedom al 10, il resto sono tutte 5, 6, 8, Titan 8. Ti servono TP? Ma va. Ah, è vero, non giochi Non più. sai neanche quanti cazzo di cose ho vinto in quella cacchio di ruota del capo. Ah, sì, bello che poi ti accorgi che hai l'inventario pieno e Sì, infatti. partono le offese. Da quant'è più o meno che è chiuso il PvP? Tipo da fine dicembre, mi pare. No. Buono, so. Sì, ci sta, Sembra non. passata un'epoca, cazzo. Sì, davvero. È bello, il tempo passa in fretta. Adesso siamo quasi a giugno, sono circa. Sì, con giugno Siamo quasi sarebbero 2 anni che non facciamo un esame. Avevi già i premi del clan? Sì, era la stagione 24, se non sbaglio. Ah già, è vero. Tu sei entrato negli Emblem Elite nella Nella 20. stagione 20, sì. Te. Invece io Sì. la mia prima Clan War l'ho fatta nella stagione 19 con lo Shadow Ninja Clan. Ah, sono vecchie conoscenze allora. E Sì. poi ti sei spostato nella Team Blood.
Sì, nella S21. Poi, vabbè, è successo un po' di casino. Eh sì, mi Ho preso un ricordo. po' di rank 4, 7, cazzate così. Sì, proprio il periodo nero dei Team Blood. Sì, poi adesso sta aspettando due premi decenti, credo. Cioè, uno fa cagare, l'altro spero sia guardabile. Almeno un vestito, dai. Speriamo, perché se continuiamo così, vestiti buoni. Ah, ma infatti io ho smesso di fare Clan War fin quando non iniziano a dare reward decenti, qualcosa di guardabile almeno. Sì, cioè, rank 2 anche prima era accettabile, sai, la mossa, Sì, la cioè, la spada. jutsu, capirai, per quelle che stanno mettendo, io le uso solamente perché le ho. Magari alcune sono buone, altre invece fanno davvero schifo. Insomma, Secondo dai. te qual è la... Vai, vai. No, dimmi. Secondo te qual è la jutsu del clan migliore? Migliore di tutte. Credo sia la Season 13 di The La Ninjas jutsu. Violent Quake Fist. Ah, sì. Anche se la jutsu degli Elite Latina della stagione 14 e quella degli Ah, Emblem sì. Elite della stagione 20 sono Sono validi. molto utili, sì. Cioè, Secondo me invece quella della stagione 20 era migliore. Poi ci sono, vabbè, quella della stagione 13 che abbinata alla spada fanno, diciamo, un ottimo duo perché se stai per uccidere uno e non sai come, li tiri quella e muore anche se c'ha il buff addosso, diciamo. Sì. E non so se ti ricordi, c'era questo bug che Violent Quake Fist era indoggiabile. No. Insomma, mi divertivo un casino perché giocando con un altro personaggio, essendo Eye of Mirror, quella mossa lì si copiava che era una bellezza. T quindi tipo vedevi scambi di onde energetiche a destra e a sinistra. Insomma, vedi una cosa divertente. Speriamo che ne valga la pena. Non ho capito una cosa, i 30 token che danno a tutti i personaggi, cioè se tipo uno ha l'emblema, Sì? gli danno 30 personaggi. Sì, penso proprio di sì. Interessante, interessante. Regalo così. Sì, vabbè, non è che sono tanti 30 token, però. Fa sempre comodo. Sì, qui non dice niente. Però penso sia come hai detto tu. Insomma, vi abbiamo spiegato un po' come funziona l'evento. Abbiamo fatto riferimento ai nuovi cambiamenti, PvP, armi e jutsu. Non so se abbiamo detto qualcosa del clan perché non me lo ricordo. Siamo fatti un po' i cazzi di Ale. Sì. No, penso che poi la taglierò quella parte. Vabbè, No! dipende. Insomma, qui abbiamo finito. Da. Saluto a tutti gli italiani che ci Se stanno ascoltando. vuoi dire qualcosa tu adesso, visto che parlo solo io. Ah, cosa devo dire? Non so, vuoi salutare qualcuno in particolare? No, chi devo salutare?